Colleghi, per favore, per favore. Deputato De Idda, deputato De Idda, deputato Lollobrigida, prego, 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 prego. Prego, deputato Lollobrigida. Da alcuni, però forse non vale la pena fiere. Microfono. No, guardi, presidente, non ci vuole tanto da perdere tempo, è bastato guardare il tabellone per paragonare a tanti esempi della storia, quello di Ponzio Pilato, insomma, il più autorevole tra i comportamenti denunciati, anche quelli che gridarono Barabba, qualcuno l'abbiamo trovato anche tra i banchi di tra i nostri alleati, che devo dire ci hanno davvero stupito oggi. Perché non parlare di un problema di questo tipo con un asservimento evidente a una dialettica che è lontana da quella democratica ci preoccupa davvero. Noi abbiamo chiesto di rispettare un patto, quello tra capigruppo, che è stato violato nel voto di quest'Aula, è stato violato e mette in seria difficoltà tutti noi a proseguire per i prossimi mesi un lavoro nel quale noi, riferendoci ai colleghi, dovremmo dire: la tua parola non vale niente, la tua parola non vale niente, perché non hai rispettato i patti assunti con una forza politica, non hai rispettato i patti assunti con i tuoi elettori. Non so con che faccia gireranno tra i lavoratori dell'Alitalia, non so con che faccia circoleranno tra la gente, perché se c'è una cosa che ho imparato nella vita è che queste scelte alla lunga si pagano, non sono cose su cui la gente passa sopra. E allora, Presidente, io le rinnovo la richiesta di convocare immediatamente, visto che il rinvio che lei ha messo in votazione non è sine die, e a meno che lei non intenda espungere questo argomento dal calendario, io chiedo, dove le forze politiche non potranno astenersi, di calendarizzare domani, dopodomani, domenica, questo punto, purché si approvi prima che sia terminata la macelleria sociale della quale questo governo sembra essere corresponsabile. Auspichiamo che, al di là del singolo voto di parlamentari, anche forze politiche con le quali siamo alleate si rendano conto che la consunzione elettorale deriva spesso anche da scelte di questa natura. La capigruppo è immediatamente convocata presso la sala